Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite il sindaco di Rapino, Rocco Micucci. Benvenuto Rocco. Buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sigla! Ciao Rocco, benvenuto, come stai? Ciao, grazie, molto bene. Continuo la mia maratona con tutti i sindaci e finalmente sono arrivato a parlare della montagna. Tu sei il mio amore per la montagna. Rocco, Rapino, un paese della Maiella, com'è la situazione nel 2018? Beh, io credo che l'Abruzzo abbia tanti paesi come Rapino, nel senso che è vero che abbiamo una regione dove demograficamente c'è un baricentro spostato sulla costa, però è anche vero che abbiamo un patrimonio immenso che è quello delle zone interne di cui Rapino fa parte, ma come Rapino, ripeto, ce ne sono tanti di paesi. Ognuno di questi paesi è un piccolo tesoro, un piccolo scrigno che andrebbe aperto, mostrato agli altri e dovrebbe anche essere utilizzato per attrarre turismo, attrarre risorse, movimentare anche flussi importanti come si fa in altre regioni. Ci sono modelli già collaudati, basti pensare al Trentino, insomma, o altre regioni come quelle, dove noi non abbiamo, ai quali noi non abbiamo nulla da invidiare e che noi potremmo sicuramente in qualche maniera riproporre con le nostre peculiarità e con la nostra identità. L'Abruzzo, d'altro canto, se tutti lo conoscono sia per il mare, ma lo conoscono anche per la montagna, quindi, e credo sia una delle poche regioni che possa vantare qualcosa una risorsa così incredibile. Basti pensare che sul mio territorio si va a sciare guardando il mare, credo che poche altre... Tu sei anche il sindaco di Passolanciano. No, in realtà no. In realtà, ma hai diviso in due Passolanciano? Sì, perché io sono il sindaco della parte alta della stazione. Questo è molto particolare. Purtroppo questa è una cosa che ci portiamo dietro da tanto tempo, è un retaggio che speriamo adesso di superare anche con i fondi del Masterplan, collegando le due stazioni che sono quelle di Maielletta e di Passolanciano. Io sono un po' il sindaco della Maielletta, della parte alta della Maielletta. I municipi sono diversi quelli che incidono su quella montagna. L'importante è che per la prima volta forse questi municipi si sono messi d'accordo, perché le persone fanno sempre la differenza, e hanno sposato un progetto unico di riorganizzazione e di valorizzazione che passa però anche per l'accordo, l'approccio e il consenso dei privati, perché poi sono i privati quelli che debbono investire anche di proprio per rendere fruibile quella montagna. Quindi Passolanciano è un po' come la Prica è divisa in due, una parte di Brescia, una parte di Trento, e Passolanciano è divisa in due. Una parte Rapino e una parte? È una parte Pretoro, la parte Pretoro. Più bassa, e la parte più alta la condividiamo almeno con Rocco Amorice, che addirittura è un'altra provincia. Sì, ma la prima domanda che mi viene spontanea, ci sono ancora due ski pass a Passolanciano? Purtroppo sì, questo è il guaio, è stato una dei ormai motivi. Con uno ski pass giriamo tutto il mondo. Ma guarda, con un unico ski pass si gira sicuramente dalle Dolomiti all'Austria, e noi invece non sciamo in uno stesso comprensorio sciistico. Io mi sono battuto perché questo sia una delle problematiche da risolvere. Ormai è diventato un po' caratteristica.
prendiamolo un po', non in è una maniera un po' più leggera. Sì, perché... sicuramente, ma non è più tollerabile, Riccardo, non è più tollerabile, perché dobbiamo assolutamente risolvere questa problematica. Non si può pensare di fare ulteriori investimenti se la prima cosa che si deve risolvere è proprio quello dello ski pass unico. Pensa che io ho appena rinnovato un contratto con i gestori degli impianti, che è un contratto riportato a una sua logica, perché è una logica sia che permette di fare investimenti al privato, ma anche di avere come valligiani dei vantaggi da poter utilizzare, e in questa logica abbiamo inserito anche quello dell'impegno allo ski pass unico, altrimenti il contratto decadrà. C'è ancora Germano? C'è ancora Germano nella parte bassa, c'è un nuovo operatore che nella parte bassa ce ne sono due addirittura di operatori, quindi diciamo che gli operatori che incidono proprio su quella montagna come impiantisti sono tre, bisogna trovare la quadra tra tutte e tre, trovare la soddisfazione per tutti e tre. Non è un problema adesso di avere un solo operatore, e avere un'unica gestione, un'unica visione di intenti, questo è quello che dobbiamo fare, e bisogna riportare anche la possibilità agli enti di programmare, agli operatori di applicare e fare economia. Questo in passato è stato invertito, no? Erano gli stessi operatori che dettavano legge. Oggi non esiste più questa logica, oggi esiste la logica che sono i comuni che devono programmare lo sviluppo di un territorio, gli operatori inserirsi in quello sviluppo e fare la loro parte. Certo, ma è anche abbastanza più logico in questo momento. Cioè, sarebbe la logicità. Però non è andata così fino ad oggi. No, però per l'utente che viene a sciare, insomma, è inutile che entrare in queste problematiche, perché sono veramente ampie. Senti, mi è capitato di venire ultimamente e ho visto che Rapino è sempre più bella. So che tu hai questo amore sviscerato per la tua città e continui a fare delle iniziative. Guarda, io ho coniato anche un hashtag che si chiama Rapino si fa bella, no? Proprio perché tutte le azioni che miriamo a realizzare sono realizzate proprio nell'ottica di creare un paese che abbia una sua identità e che questa identità sia riconoscibile. Noi siamo un paese che è terra di fede, perché siamo ricchi di una tradizione religiosa che viene Da tempi immemori ormai, no? Dal Paleolitico addirittura, con una processione che si ripete ogni anno. Quest'anno arriverà l'8 maggio con le bambine tutte coperte d'oro, quindi c'è questo senso fortissimo di rispetto verso il sacro. Ma Rapino ha anche tante altre cose da offrire, innanzitutto la tradizione della ceramica. C'è la tradizione della ceramica con il suo museo, con i suoi laboratori artigianali ancora aperti. E poi una delle cose che oggi il turista cerca sempre di più, perché il turista che abbiamo oggi è un turista diverso da un tempo gli offrivi il mare o la montagna, sciare o andare a fare il bagno. Adesso il turista vuole delle esperienze sensoriali, e le esperienze sensoriali le prende anche dal territorio attraverso il paesaggio. Ma per che esempio, bella questa cosa che stai dicendo, è vero? Sì, è proprio così. Adesso, se vogliamo essere competitivi, non possiamo più pensare di offrire esclusivamente infrastrutture. Oggi non esistono più le infrastrutture, oggi dobbiamo offrire e potenziare le nostre identità. Se io ho l'identità della tradizione della ceramica, del sacro, o anche ad esempio di aspetti che un tempo erano trascurati, erano relegati alle proloco, no? Tipo la cucina, tipo certo, gli aspetti culinari o i prodotti tipici del territorio, oggi finalmente invece diventano quasi istituzionalizzati e sono al pari delle offerte che possiamo dare insieme a tutto quello che il nostro paesaggio può dare. Io dico sempre, per esempio, Rapino è anche città dell'olio, qualcosa che spesso molti non ricordano, e vedo adesso che passano proprio le immagini di una iniziativa che facciamo da quest'anno e ripeteremo ogni anno, la camminata tra gli ulivi, cioè nel senso di mostrare un paesaggio dove non c'è solo il prodotto agricolo, ma è lo stesso paesaggio che diventa prodotto turistico, perché chi viene dalle nostre parti si aspetta di incontrare un paesaggio come quello che si vede adesso in
in queste immagini. E quindi non soltanto l'olio che poi sarà sulle tavole dei nostri ristoranti e renderà speciali le pietanze che riusciamo a preparare, ma anche lo stesso paesaggio che diventa luogo di percorrenza turistica, luogo di attraversamento, beneficio per gli occhi, ma beneficio anche per l'anima. Quindi l'esperienza sensoriale che riusciamo a dare ai turisti è diversa rispetto a quella che davamo tanti anni fa soltanto con la montagna. Mi hai affascinato. Bene, così puoi venire ancora di più a Rapino, anche veramente. Se sei di casa ormai. Però veramente hai detto una cosa che mentre la dicevi riflettevo, è vero quello che dici, è proprio vero. Bisogna più, cioè le infrastrutture sì, è vero, uno vuole andare a sciare, vuole fare, però anche una passeggiata, ci sono dei paesaggi meravigliosi, poi respiri quell'aria di tranquillità, ti rilassi, è questo uno dei valori aggiunti che ha questa... Guarda, ti do una notizia in più che perché è abbastanza recente. Noi siamo stati circa 15 giorni fa con la mia amministrazione a Bologna a ritirare un riconoscimento, perché non è un premio ma è un'attestazione, di comune ciclabile. Ora, parlare di Rapino, comune montano, come un comune ciclabile potrebbe essere quasi un controsenso, no? Siamo abituati a pensare che i comuni ciclabili siano solo quelli della costa. Tra l'altro si sta realizzando una straordinaria infrastruttura che è quella della Via Verde che attraverserà tutta la nostra costa abruzzese, che sarà una delle piste più belle d'Europa. Bene, come posso io non collegarmi a quella pista? Come posso io farmi escludere dal fatto che quella pista passi solo sulla costa? Allora abbiamo pensato di creare un comune dove la mobilità diventa sostenibile, invitando non solo i turisti a utilizzare tutto ciò che stiamo facendo, ad esempio delle piste ciclabili, ma soprattutto rendendo praticamente l'interno del comune tutto 30 all'ora e quindi diventa tutto praticamente ciclabile. Ma come puoi vedere da queste immagini, mettiamo a disposizione delle stazioni di bike sharing, cioè con biciclette a pedalata assistita che ti permettono di superare le pendenze tipiche di un paese di montagna, certo, che altrimenti non potresti affrontare, perché se non sei una persona allenata, se non sei uno sportivo, non puoi venire e non puoi venire a provare che significa pedalare anche in un comune montano. Invece noi ti offriamo questa possibilità, perché vieni a Rapino e puoi utilizzare le biciclette a pedalata assistita che abbiamo messo in due stazioni per ricaricare queste biciclette, e puoi fare con la tua famiglia il giro del nostro comune e anche nello stesso tempo visitare i borghi intorno. Questo però è stato un ragionamento più ampio, cioè sposare proprio l'idea di muoversi in maniera più sostenibile, cioè di avere quella famosa identità più lenta, più tranquilla, ma identificabile, tant'è che abbiamo coinvolto le scuole e in questo momento stanno per partire due bellissime iniziative con le scuole che si chiamano Bicibus e Pedibus, e che non sono altro che tornare a quelli che erano i valori di un tempo, cioè per esempio i ragazzi a scuola, noi quando eravamo ragazzi a scuola andavamo a piedi. Io ricordo che almeno per me era così, penso che per anche te per me doveva essere anche così. Bene, adesso noi ragazzi li riportiamo a scuola a piedi, cioè non utilizziamo solo gli scuolabus, che utilizzeremo solo nelle giornate di maltempo o quando il freddo non lo permette, ma i ragazzi avranno dei percorsi diversi, alcuni saranno i più piccoli e andranno a piedi guidati da accompagnatori, cioè da genitori, da volontari che faranno da autisti e da controllori, certo, ed altri invece andranno per esempio in bicicletta. Questo perché? Perché creiamo nelle nuove generazioni una consapevolezza che il territorio che hanno è il bene più prezioso che possono poi ritrovarsi. Quindi, al di là delle frasi fatte, ce le hanno prestato l'ambiente, quindi glielo dobbiamo restituire ai nostri figli, non è così. Dobbiamo inculcare già da oggi in loro la consapevolezza che quello è un valore, ed è un valore che domani porta economia. Quello che accade in tanti territori, basti citare, l'ho detto prima, il Trentino, ma l'Umbria, la Toscana, hanno fatto delle vie bianche della Toscana una risorsa, come dire, straordinaria, no? Io vado lì perché vado per percorrere quei paesaggi, certo, in macchina, a piedi, in bicicletta, quello che vorremmo offrire anche da noi. Sindaco Rocco, questo format prevede che a metà abbiamo un cantante che dedica una canzone al nostro ospite. Buonasera Andrea. Buonasera Riccardo e buonasera Sindaco. Ciao Andrea. Che canzone dedichi al nostro ospite questa sera? Oggi ho scelto un brano di Riccardo Cocciante che si chiama Margherita. Buon ascolto. Grazie. Grazie.
Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, troppe cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare, fare in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero. E perché quel suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti e parlerò per ore ed ore. Abbracciamoci più forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera, costruiamole una culla per amarci quando è sera. Poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tutto. Ed è lei la mia pazzia, Margherita, 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 adesso è mia. Na, 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 na. Margherita, 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 adesso è mia. Riprendiamo nella seconda parte di Riconosciamoli, dopo aver sentito ormai questo ragazzo. Ogni puntata migliora, ogni puntata è molto bravo. È lanciato. Ormai, Andrea, dobbiamo cercarti un buon procuratore per lanciarti ormai. Spero che un giorno ti ricorderai di noi, però. Come no, anzi, grazie mille. Sindaco, voglio ripartire da te, dal tuo amore che hai per la montagna, non solo per Rapino. Sì, io penso che
l'esperienza di sindaco mi ha formato davvero in maniera straordinaria, cioè nel senso che mi ha dato la capacità di comprendere i problemi reali della gente e soprattutto di non avere solo idee da applicare, ma di avere anche e di dover trovare anche soluzioni. Io penso che oggi i sindaci rappresentano lo stato vero sul territorio, quello identificabile dal cittadino. Il sindaco di per sé è oggetto di ogni cosa, dalle critiche agli esposti a qualunque tipo di... Quanti anni è che sei sindaco? Io sono al terzo mandato, nel senso che ne ho fatti due, poi c'è stato un periodo di interruzione e poi adesso sono di nuovo sindaco. Vorrei mettere a disposizione la mia esperienza da sindaco per la mia regione, perché penso che chi abbia avuto un'esperienza come questa abbia quantomeno non il diritto ma il dovere di tentare di portare questa sua esperienza a livelli più alti, proprio perché, dicevo, come ti dicevo prima, rappresentiamo il vero baluardo dello Stato sul territorio. Il cittadino, quando ha bisogno dello Stato, non si rivolge alla provincia o alla regione, a qualche altro ente o addirittura al Parlamento, si rivolge al sindaco, e non si comprende poi come invece si tenti di limitare per esempio le funzioni del sindaco, perché tanto se c'è da fare dei tagli si fanno i tagli ai comuni, non è che si fanno da altre parti, se c'è da mettere un limite del mandato si mette il limite del mandato al sindaco, ma non si mette il limite del mandato al parlamentare. Poi invece non si riconosce al sindaco questa esperienza che ha acquisito sul territorio e non gli si dà, per esempio, per legge quasi, l'opportunità di salire e verso altre situazioni. Ti faccio un esempio: tu per guidare la macchina hai sicuramente dovuto fare un esame e hai preso la patente. Credo che un primario, per fare il primario, debba stare prima in corsia, debba stare tra i malati e poi forse diventa primario. Invece oggi assistiamo in un momento in cui prendiamo gli uomini della strada e facciamo credere che sia la rivoluzione portarli al Parlamento, cioè portare una persona che non ha un minimo di esperienza a decidere del futuro dei nostri figli, a prendere le decisioni che riguardano noi tutti, ma soprattutto il futuro. Io credo che invece la vera rivoluzione sia questa, cioè quella di... È vero, diamo anche un limite di mandato a tutte le cariche istituzionali, non solo al sindaco, ma poi diamo l'opportunità a chi ha fatto questa esperienza di portare questa esperienza, di valorizzarla e di metterla al servizio di un progetto più ampio, perché sai di che cosa stai parlando. Se un cittadino viene da me e si lamenta, per esempio, di una determinata tariffa o di una tassa, io so di che cosa sto parlando. Quindi, quando poi si dovrà decidere su larga scala, io voglio sapere se le persone che oggi vengono spesso chiamate, ripeto, senza alcuna esperienza, sono in grado di sapere di che cosa stanno parlando, se hanno mai, si sono mai misurate davvero con i problemi della gente. Ah, come Renzi poi è diventato Presidente del Consiglio, partendo come Sindaco di Firenze, mi stai dicendo tra le righe che come Sindaco di Rapino potresti candidarti per fare il Presidente della Regione? Guarda, il paragone è stato il più sbagliato, perché porta un po' sfortuna visto come sono andate le cose, e quindi personalmente... No, io facevo solamente un paragone, un parallelismo. Doveva da essere... sindaco, Presidente del Consiglio. Sì, io anche ci ho anche creduto che da sindaco di Firenze potesse essere sindaco d'Italia. In realtà poi ha fatto provvedimenti piuttosto contro i sindaci invece che farne diventare la sua forza. Sì, potrei... penso anche che sia data la possibilità, che possa essere data la possibilità anche a un sindaco di un comune piccolo di portarsi a Presidente della Regione per chiedere e cercare di far diventare grande non il suo comune, ma grande la Regione. Perché oggi in fondo che cos'è questa Regione se non una piccolissima Regione rispetto alle altre, quindi come un piccolissimo paese rispetto a una grande città? Io credo che oggi, ripeto, io sindaco, ma così qualunque altro sindaco, sarebbe in grado di poter portare in regione quella che è la politica vera, quella che serve davvero alla gente, che non è la politica della protesta, ma è la politica del fare, è la politica del costruire, è la politica del trovare le soluzioni, cosa che invece ad oggi, scusate, ma questo manca soprattutto quando vogliamo, ripeto, far passare per rivoluzione il fatto di aver aperto i caselli delle autostrade a tutti e dicendo prendete questa autostrada perché adesso ci potete entrare tutti. Io credo che questo in ogni mestiere non viene preso come un valore
aggiunto, anzi è il contrario. Io non mi farei mai operare da un medico che non ha mai toccato un bisturi, no? E così oggi penso che se devo mettere il futuro di mia figlia in mano a una persona che non sa neanche di che cosa sta parlando, che forse non ha mai letto un libro che riguarda la Costituzione, ma soprattutto che non riguarda anche l'applicazione delle norme e delle leggi, credo che ci ripenserei due volte. Quindi sì, perché no? Pensare anche alla figura di un sindaco che si possa candidare a presidente della regione perché possa cercare di portare la sua esperienza, quello che ha fatto, quello che ha saputo fare e portarla in un ambito più grande, credo che sia una legittima aspirazione di tutti, la mia, di tanti altri, sulla quale mi vorrei poter confrontare con chi deve decidere. Tra l'altro tu hai avuto anche delle cariche, chiamiamole istituzionali, è stato presidente della FIRA, della finanziaria regionale. Sì, io ho rivestito anche dei ruoli sovraccomunali, sono stato prima vicepresidente dell'ATER di Chieti, cioè dell'Istituto Autonomo Case Popolari, sono stato vicepresidente del Parco Nazionale della Maiella, che è formato da 40 comuni, sono stato anche presidente della finanziaria regionale. Credo che insomma molti dei risultati che abbiamo ottenuto sono ancora sotto gli occhi di tutti, basti recarsi alla stazione di Pescara e vedere che cos'è oggi, dal regno della disperazione, una volta c'erano i barboni dentro, adesso ci sono gli elementi brillanti, ci sono gli studenti universitari in Fira Station che creano e inventano nuove start-up. Credo che qualcosa di più importante per la mia regione, non solo per il mio comune, l'abbia dimostrato. Ritengo di avere delle possibilità da voler offrire, perché quella politica è servizio, quindi io non pretendo nulla, ma pretendo soltanto di poter essere in qualche maniera preso in considerazione esattamente come tanti altri, perché ce ne sono tante di persone bravissime che sanno amministrare, che possono dare un apporto, come dire, vero a questa regione per risollevarla e per cercare anche di portare avanti programmi importanti, programmi che ci facciano diventare una regione, ripeto, dove il turismo diventi davvero qualcosa di fondamentale. Negli ultimi anni il turismo è stato completamente accantonato, ritengo che non abbiamo neanche più l'assessorato al turismo, per esempio, in regione, perché abbiamo pensato talmente non sia importante che poi lo abbiamo letteralmente accantonato e l'abbiamo trasformato in una delega da affiancare a qualcos'altro, quando invece potrebbe essere una risorsa di cui tutti potremmo vivere, perché il tempo delle grandi fabbriche è finito. Certo, dobbiamo proteggere i nostri imprenditori e creare le condizioni perché i nostri imprenditori possano essere competitivi in un mercato che è sempre più globale, però è anche vero che abbiamo un territorio straordinario, ne parlavamo prima, cioè l'unico territorio dove si può andare dal mare alla montagna quasi in mezz'ora, che oggi non ha nessuno e che però non viene sfruttato per come deve essere sfruttato. Ti stavo seguendo con molta attenzione, pensando a quello che veramente è la bellezza di questa regione, come tu hai elencato prima. Una regione che, come giustamente detto tu, è proiettata più verso il mare, dimenticando a volte veramente la montagna, che è un patrimonio immenso. Che iniziative pensi di fare, oltre a quelle che hai già fatto nel tuo comune, se tu avessi l'opportunità di diventare presidente della regione? Guarda, innanzitutto abbiamo prima parlato di una montagna dove c'è l'assurdo di avere tre ski pass su un unico comprensorio, quindi la prima cosa che farei è cercherei di creare un sistema montagna unico regionale, quindi sicuramente comincerei a dialogare e a parlare con gli operatori per creare uno ski pass regionale, non certo soltanto uno ski pass che sia locale per ogni singola stazione. Cercherei di vendere un prodotto Abruzzo, perché noi abbiamo un prodotto Abruzzo che, ripeto, va dal mare alla montagna ma passa per la collina. Cercherei di far valorizzare tutto ciò che abbiamo dalle straordinarie risorse anche imprenditoriali, perché noi abbiamo imprenditori che operano in ogni settore, che non è soltanto quello metalmeccanico, che è sicuramente uno dei più importanti e crea un indotto straordinario, però vorrei ricordare che la nostra identità è un'identità fondamentalmente agricola, ma non l'agricolo di una volta, per cui si pensava, certo, no, l'immagine
classica del carosello, del scanno con le pecore, eccetera. Oggi abbiamo dei produttori di vino, dei produttori di olio che stanno in questi giorni, per esempio al Vinitaly o quando parliamo di Città dell'Olio, che hanno dei prodotti fantastici che danno l'identità a questo territorio. E poi, insisto, abbiamo delle menti brillanti, abbiamo delle università eccezionali che però dialogano poco e che probabilmente possono creare delle nuove situazioni di lavoro, che sono le cosiddette start-up, per cui oggi c'è bisogno di buone idee, c'è bisogno sicuramente di risorse, ma c'è bisogno di meno infrastrutture, quindi sicuramente abbiamo necessità di sistemare le strade, perché chiaramente con il fatto che siano state tolte le province e però sono rimaste le competenze alle province sulle strade, alla fine siamo nella terra di nessuno, nella terra di mezzo, se camminiamo per le nostre strade sono tutte piene di buche. Quindi abbiamo sicuramente da rimettere a nuovo una regione, però abbiamo un potenziale che oggi non è sfruttato, ripeto, io ritengo molto, perché ci sono delle divisioni che soltanto un sindaco che conosce bene il territorio e una città potrebbe rimettere insieme, e quindi un sindaco in regione sicuramente è una cosa che potrebbe portare un beneficio. Hai toccato un argomento a me caro, quello delle strade, perché girando questa meravigliosa regione veramente ci sono delle... Sono stato, ti dico, anche il paese a Lama dei Peligni poco tempo fa, e veramente ho trovato delle strade, sono arrivato con, non dico con difficoltà, ma la strada sicuramente è una delle prime cose che credo che la regione debba mettere a posto. Adesso non so se è la competenza delle province, dei comuni circostanti, ma quantomeno qualcosa da fare, perché è veramente, anche credimi, anche pericoloso, perché ci sono dei posti con delle buche veramente importanti. Anche se questa storia delle buche è un po' una caratteristica ormai di tutta l'Italia, perché in qualsiasi regione ci sono delle strade che veramente è una situazione critica. E non è facile valorizzare la montagna, perché la montagna, soprattutto la nostra, ha comunque delle zone molto, molto, molto dure. Ma quel progetto che c'era di collegare, proprio di fare un collegamento più ampio della montagna, che punto è? Quella di collegare proprio le varie stazioni sciistiche. Ma intanto abbiamo un master plan che oggi prevede la possibilità, con un grosso investimento da parte della Regione Abruzzo, sul fatto che almeno si colleghino le stazioni di Passo Lanciano e Maielletta. Poi io ripeto, questo non deve fermarci. Dopo Cervini e Zermatt, perfetto. Passo Lanciano, Maielletta. Dobbiamo andare avanti. Slogan. Dobbiamo andare avanti, però io ti volevo far notare una cosa. Se abbiamo determinate situazioni di dissesto, di abbandono, è anche perché in questi anni si è depauperato tutta la parte interna di questo territorio importante, che poi tra l'altro è a ridosso della costa, a vantaggio appunto di altre realtà. Questo è stato un fatto gravissimo, per esempio abbiamo tagliato la sanità e l'abbiamo tagliata nelle zone interne, abbiamo tagliato la viabilità e l'abbiamo tagliata con una scarsa manutenzione nelle zone interne. Presidiare le zone interne, continuare a vivere nelle zone interne, significa poi salvaguardare anche le zone a valle. Quindi la prima cosa che oggi dovrebbe fare un nuovo governatore regionale sarà quello di ridare servizi alle zone interne, e non si pretende di avere un ospedale sotto casa per tutti, ma no, si pretende di avere quello che è l'essenziale. Io ti posso raccontare dei miei cittadini o di cittadini dei paesi a me limitrofi che oggi per fare la dialisi devono fare 2 ore per andare da qualche parte, fare un'intera giornata lì e tornare. Questo lo fanno 3-4 volte alla settimana, il che impedisce di vivere una vita normale. Ciò non può essere più accettato. Se io vivo nelle zone interne, almeno le cose essenziali, la dialisi, ma così tante altre cose, devono essere fatte lì sul posto, perché le risorse ci sono, le strutture ci sono, non facciamole andare in decadimento e spostiamo l'attenzione non con le coccole, le famose coccole della sanità, ma diamo gli servizi essenziali, perché le nostre zone interne, ripeto, sono la salvaguardia anche delle zone a valle. Quindi se vogliamo potenziare e far vivere questa regione, non dobbiamo parlare di 2 regioni, ma dobbiamo parlare di un'unica regione, talmente piccola che la cosa è naturalissima. Quindi
Montagna, mare, con in mezzo la collina, è un'unica cosa. Bisogna ragionare in questi termini e mantenere i presidi umani dappertutto. Pensa, io ho un rifugio in montagna dove per conflittualità tra enti che hanno la competenza sulla strada rimane costantemente chiuso durante il periodo invernale perché nessuno pulisce la neve per arrivare al rifugio. Il rifugio di per sé, la parola rifugio, significa presidio umano di sicurezza. Ora, abbandonare un presidio umano di sicurezza, così come sono state abbandonate le zone interne, è la prima cosa da far invertire in un programma regionale. Rocco, il format dura mezz'ora, è terminato, mi dispiace perché... Mi dispiace, avremmo molte cose da ancora da poter aggiungere. Ti rinviterò, spero, quando sarai presidente del governatore della regione Abruzzo, te lo auguro. Comunque questa tua candidatura mi fa piacere perché hai veramente delle idee molto... molto sane, molto, molto vere. Guarda, il mio è un auspicio, non è una candidatura, è un auspicio per cercare davvero di essere utile a una regione che amo, amo follemente questa regione, amo follemente il mio territorio e vorrei poter estendere questo amore davvero a tutta la regione. Grazie Rocco. Grazie a te, grazie Riccardo. Anche questa puntata è terminata con il ormai famosissimo cantante Andrea Del Rosso, il sindaco di Rapino. Vi auguriamo una buona serata, ci vediamo alla prossima. Avrei bisogno di certezze anch'io, per regalarti quello che vuoi tu. Quello che ho fatto lo sa solo Dio, se ho già tradito non lo faccio più. Se non è facile che a questa età si perda il senso della fantasia, la convinzione che la libertà non sia soltanto un'altra malattia. Sarebbe stupido cambiare idea, far finta che non ci cerchiamo più, poi ritrovarsi dentro una bugia che hai raccontato per non stare giù. Certo a qualcosa se non c'era, alcuni amici se ne andranno via, ma forse questo lo sapevi già, se poi ti accorgi che hai trovato la felicità. Ora che ho te, non voglio perdere nemmeno un attimo un amore che mi faccia vivere. Ora che ho te, io non conosco più il dolore, ho un battito del cuore che brucia dentro di me.